Con il prossimo aggiornamento Apple darà la possibilità agli utenti di disabilitare il rallentamento degli iPhone. Insomma, è ormai chiaro che il colosso di Cupertino sia molto, molto dispiaciuto per l'accaduto e che stia facendo di tutto per prendere ogni provvedimento necessario per sistemare le cose. Dopo l'introduzione di un programma di sostituzione della batteria a prezzo scontato, si parla di 29 euro, in un'intervista ad ABC News, Tim Cook in persona ha ufficializzato l'arrivo di questa nuova funzionalità nel prossimo aggiornamento di iOS per iPhone. Forniremo agli utenti la possibilità di visualizzare la salute della batteria in maniera davvero trasparente, ha spiegato il CEO di Apple. Se non volete questa funzione, potrete disabilitarla. A detta di tutti, si tratta di una grande vittoria per i consumatori, ma analizzando a fondo la questione, in realtà potrebbe essere una pessima idea, perché la modifica della gestione dell'alimentazione inserita di nascosto da Apple per evitare gli avvii indesiderati dei dispositivi con batterie poco prestanti potrebbe essere spinta da buone intenzioni, ma come dimostrano la crescente rabbia dei consumatori e le decine di cause legali, anche in Italia dove l'antitrust ha avviato un'indagine ufficiale, Apple ha tentato di risolvere questo problema con una politica in cui ha sbagliato veramente tutto. È chiaro che non si tratta di obsolescenza programmata e la stragrande maggioranza degli utenti hanno perso la fiducia in Apple proprio per la scarsa trasparenza con cui ha tentato di risolvere il problema. E dato che non si sa ancora cosa abbia spinto Apple in questo buco nero, è chiaro che ad oggi l'unica arma a disposizione dell'azienda per riconquistare la fiducia dei consumatori sia quella di adottare una politica di estrema trasparenza. Ma chi conosce bene Apple e le sue politiche aziendali si renderà conto di come questa mossa non abbia alcun precedente e di come vada contro una delle filosofie fondamentali dell'azienda, cioè che le cose dovrebbero funzionare. Aggiungendo questa possibilità agli iPhone rallentati su cui non è stata ancora sostituita la batteria, Apple ha fatto un enorme passo verso Android, in cui per esempio è possibile modificare risoluzione e prestazioni di sistema per aumentare la durata della batteria. E in un certo senso Apple ha ceduto il controllo parziale del software e dell'hardware ai propri utenti, trasmettendo un messaggio un po' strano, cioè che non sa più cosa è meglio per il tuo iPhone. Parliamoci chiaro, io sono convinto che la stragrande maggioranza degli utenti iPhone la pensino come me. Io ho sempre avuto un iPhone e ho voluto utilizzare questo smartphone come mio dispositivo principale perché non ho né voglia né tempo di mettermi a pensare a tutte queste piccole modifiche. Voglio uno smartphone che funzioni senza troppi fronzoli. Ed è molto probabile che affidare questa gestione dell'impostazione agli utenti non sia una cosa proprio buona, perché sì, gli iPhone non saranno più rallentati, ma d'altro canto ci sarà una grande probabilità che inizino a riavviarsi molto più frequentemente, rendendo l'utilizzo del dispositivo molto più frustrante. Si aspetterà quindi agli utenti, se decidere di continuare a utilizzare un iPhone più lento ma più stabile, oppure iniziare ad utilizzare un iPhone più veloce ma con un software meno stabile. Siamo proprio sicuri che nel caso in cui qualcuno decida di disabilitare questa limitazione delle prestazioni e quindi i riscontri dei riavvii che potrebbero essere piuttosto costanti nel proprio dispositivo, poi non inizi a lamentarsi del fatto che l'iPhone si riavvia? No, anzi è molto probabile che Apple venga di nuovo invasa da una mole di critiche proprio perché gli iPhone con la batteria che non funziona bene iniziano a riavviarsi e quindi non sono più stabili come un iPhone dovrebbe essere. Insomma, conti fatti, per Apple la strada non è facile e probabilmente non c'è alcun modo di risolvere il problema senza importanti perdite economiche e nell'immagine. Sta a Tim Cook e soci cercare di trovare una soluzione più indolore possibile, ma per ora l'uscita dal tunnel è ancora molto, molto lontana.